Lo sport, protagonista indiscusso di quest'estate 2012 grazie alle Olimpiadi londinesi, torna ad appassionare gli animi con la 12ª edizione del Triathlon Sprint Internazionale Città di Chioggia. Spirito di sacrificio, competitività e soprattutto tanto sudore versato sia dagli atleti partecipanti, numero di 450, che dagli organizzatori, l'Associazione Sportiva Delfino Triathlon, con il sostegno del Comune di Chioggia, di Ascom Confcommercio, di Fondazione Comunità Clodiense, di Boscolo Group e di Girardon Group. La manifestazione, nata dalla comune passione di un gruppo di amici e cresciuta costantemente anno dopo anno, è riuscita a diventare un appuntamento atteso dagli sportivi che non perdono occasione per lodarne l'efficienza organizzativa e da tutti gli spettatori che con il loro tifo si fanno coinvolgere dalla gara. Questa manifestazione è nata per scherzo esattamente 12 anni fa, quando abbiamo detto proviamo a fare questa roba ma sicuramente sarà troppo impegnativa, e invece guarda, siamo arrivati ormai ad avere campioni olimpici e questa è la soddisfazione più grande. Ma io credo che in questi 12 anni veramente la maggior parte dei partecipanti veramente ci hanno seguito ogni anno, e questa è la cosa più bella che ci possa essere. Quindi ci sarà ovviamente anche una 13ª edizione. Ma io la voglio fortemente, speriamo che nessuno me lo impedisca, perché poi non ci siamo solo noi, ci sono tante cose a livello organizzativo che devono incastrarsi e che devono andare d'accordo. Soprattutto. metri a nuoto, 20 km in bici e 5 km di corsa per un percorso che si snoda tra il mare e le vie cittadine chiuse al traffico fino al traguardo sul lungomare. Di indubbio fascino il contesto paesaggistico, specie per la gara di nuoto che ai tradizionali laghi a cui sono abituati gli atleti del triathlon sostituisce l'azzurro con relative onde, per fortuna oggi poche, del mare di Sottomarina. A dare lustro a questa edizione la partecipazione di Alessandro Fabian, classificatosi 10° alle ultime Olimpiadi, e di un'altra triatleta dal ricco palmarès, Anna Maria Mazzetti. Entrambi concordi nell'esaltare il fascino di questa multidisciplina relativamente giovane e troppo poco conosciuta. Dico sempre che gli sport ad alto livello sono tutti difficili, tutti difficoltosi e hanno bisogno di grandi sacrifici. Sicuramente questo impegna, perché comunque sono 3 discipline e quindi bisogna dedicarci molto tempo, però se tu credi in qualcosa e la voglia di raggiungerlo, la raggiungi in qualsiasi sport e in qualsiasi ambito della vita comunque. Hai 24 anni, quindi tantissime rinunce, o si può conciliare la vita di un ragazzo normale con questo sport? Un atleta ad alto livello come me non riesce a conciliare tutte le attività che ha un 24enne normale. C'è bisogno di un equilibrio che, se, come per esempio l'università o comunque gli amici, le serate e tante altre cose non permettono questo equilibrio, quindi per cercarlo bisogna rinunciare. Una disciplina da amare e da consigliare, perché? Perché è molto varia, divertente, nuoto, bici, corsa, diciamo che puoi fare tutto. Forse pecca dalla scarsa risonanza mediatica o no? Sì, però perché penso solo perché è uno sport giovane. Una brutta caduta ha precluso un buon risultato alle Olimpiadi di Londra. Fanno più male le cadute o le sconfitte? Tutte e due impari tante cose, dalle cadute impari a rialzarti con più determinazione di prima, dalle sconfitte impari che devi allenarti di più, perché cioè dal momento in cui sono caduta, dal momento in cui ho tagliato il traguardo alle Olimpiadi, ho subito pensato a Rio, che sicuramente dovrò rifarmi lì. Ti ricordi ancora la tua prima gara? Sì, ero piccolissima, avevo 8 anni, avevo fatto 50 metri a nuoto, tra l'altro neanche tutti a stile libero, un po' a rana, un po' a dorso. 2 km in bicicletta con una biciclettina piccolina e 500 metri di corsa. Devo dire che mi ricordo la mia prima gara, che è stata a Fumane nel lontano 2005, ed è stata un'avventura perché non avevo mai fatto il triathlon, e unire queste 3 discipline mi è venuto anche abbastanza semplice. È stato bello, ho faticato molto perché no, non si può nascondere, però poi
la cosa è cresciuta, è diventata il mio lavoro, la mia passione, la mia costanza. La tua è una carriera giovanissima, qual è stato il punto di svolta che ti ha portato a classificarti decimo alle recenti Olimpiadi di Londra? Prima di tutto devo ringraziare il centro sportivo Carabinieri che mi ha permesso di diventare un professionista a tutti i livelli, a tutti gli effetti dal 2008. E poi devo ringraziare dal 2009 il mio grande staff che ha cominciato a seguirmi e mi ha costruito per questa grande performance che è venuta fuori un mese fa a Londra. E in effetti devo dire che è stato solo l'inizio. Per arrivare così in alto il segreto è divertirsi ancora e soprattutto ti ricordi la tua prima gara? Sicuramente, infatti a qualsiasi persona gli consiglio di divertirsi perché questo è l'importante ed è questo che spinge una persona a farlo insieme alla passione. Londra, Coppa del Mondo, sei abituato ai grandi palcoscenici, come mai la scelta di partecipare al triathlon qui a Chioggia? Sottomarina devo dire che è direi la gara di casa perché io sono di Padova, sto a 30 km da qui, quindi venire qui è sempre un'emozione grande perché comunque gioco in casa, poi Sottomarina in effetti non l'avevo mai vinta, quindi è un piacere e penso ci ritornerò spesso. Da esperto, che voto diamo agli organizzatori? Ma direi un 8 e mezzo. Con possibilità di crescita? Assolutamente sì, bisogna puntare in alto come io punto sempre in alto, dico sempre che bisogna puntare in alto, anche loro devono puntare in alto perché devono migliorare per avere una gara ancora più spettacolare. Sempre la spiaggia protagonista anche della seconda edizione dell'Aquathlon, svoltosi il giorno precedente, che ha impegnato gli atleti in una prova di corsa seguita da una di nuoto e da un'altra sessione di corsa senza interruzione di esecuzione tra le discipline. Anche per l'Aquathlon notevole il successo di iscrizioni, 60 adulti partecipanti ed oltre 100 bambini, a testimoniare quanto, insieme al triathlon, sia una disciplina amata e seguita nonostante gli importanti allenamenti necessari per praticarla a livello agonistico. Importante il risvolto solidale della manifestazione. Oltre alla devoluzione di 1 euro per ogni quota di iscrizione all'associazione Il Sorriso e la Speranza, questi 2 giorni di gare, grazie alla collaborazione con la Fondazione Comunità Clodiense, hanno dato il via ad un importante e ambizioso progetto della durata di un intero anno che diffonderà il triathlon nelle scuole, coinvolgendo anche ragazzi disabili a dimostrare come davvero lo sport sia per tutti. Questi i risultati assoluti. Al terzo posto nella categoria femminile Alessia Orla, al secondo Daniela Kmet e prima Anna Maria Mazzetti. Per gli uomini, terzo posto per Andrea Secchiero, secondo per Luca Facchinetti e primo posto per Alessandro Fabian. A chiusura di queste 2 giornate di sport non ci resta che dire: evviva il triathlon! Evviva il triathlon, sì!